Una bella impresa, soprattutto anche dal punto di vista scientifico, attuata dal Centro Studi Vitruviani per quanto riguarda la valorizzazione e lo studio delle mura romane di Fano, il sistema difensivo della città dell'epoca romana. Dunque una nuova impresa fatta in collaborazione con la Politecnica delle Marche. Di che cosa si tratta? Sì, come Centro Studi abbiamo voluto fare questo progetto di studio, conoscenza e valorizzazione delle mura augustee, che ricordiamo sono realizzate esattamente su canoni vitruviani. Progetto in collaborazione con la Politecnica delle Marche per un rilievo completo e una digitalizzazione del monumento. Stanno operando in questi giorni, ieri, oggi, eccetera, i tecnici della Politecnica delle Marche guidati dal professor Paolo Clini con laser scanner e con droni per rilevare, diciamo così, tutti i dettagli del monumento. Questa è la prima fase che si concluderà, credo, entro la giornata di domani, di rilievo sul campo. Dopodiché ci sarà una fase più complessa e anche più impegnativa di elaborazioni, diciamo proprio in laboratorio, perché l'obiettivo è quello di arrivare alla realizzazione del modello digitale 3D, del gemello digitale 3D del monumento, non solo per fini di studio, ma anche per fini di valorizzazione e di comunicazione anche della bellezza della città. Quindi potrà essere attraverso forme di virtual tour o di app, eccetera, eccetera, utilizzato questo lavoro anche per comunicare, per promuovere la città e farla conoscere nel mondo. Quindi un turista, un fanese che indossa un visore può vedere le mura romane come erano all'inizio della loro costruzione. Sì, questo è un passo successivo, quella della elaborazione ricostruttiva che speriamo di poter realizzare più avanti. Adesso il progetto prevede per il momento il rilievo e la digitalizzazione del monumento così com'è. Dopodiché abbiamo tutti gli elementi per poter fare una seconda fase di ricostruzione, che sarebbe l'obiettivo finale, perché certo sarebbe importantissimo dare al turista, al cittadino, la possibilità di vedere le mura come erano. Questo progetto noi l'abbiamo presentato anche per il bando di crowdfunding della Fondazione Carifano, che ringrazio, lo ha valutato positivamente, quindi nei prossimi giorni partiremo anche con una specifica campagna di comunicazione per far sì, con l'obiettivo di ottenere anche dei sostegni economici da parte di imprese o di soggetti anche privati che volessero aiutarci a realizzare completamente il progetto.